Per Paolo Lauretti, allenatore dell'Alba Long, non si è fatto attendere il pronto immediato riscatto della tua squadra dopo l'inizio infelice di campionato. Io penso che la caparbietà sia stata un po' la chiave di volta di questo meritato successo qui a Itri contro il Fano. Sicuramente noi, strutturalmente parlando, abbiamo delle caratteristiche importanti a livello fisico, a livello caratteriale, che non si è visto nel primo tempo. Però non siamo ancora brillanti fisicamente e credo che quando entreremo in forma, una forma migliore, saremo una squadra difficile da battere. Ecco, la tua squadra che va in vantaggio si lascia guardare da Formi, addirittura Formi in vantaggio, poi nel secondo tempo decisamente importante, positivo. Sì, abbiamo sfruttato, diciamo, le nostre caratteristiche più importanti, la nostra tenere palla, cercare di avvolgere l'avversario e ci siamo riusciti bene. Ecco, una considerazione di carattere tecnico sulla prestazione del Formia, dal quale ci si aspettava qualcosa di più dopo il pareggio di domenica a Ciampino. Ma sai, quando tu giochi poi per vincere per forza potrebbe, e vai magari in svantaggio, fai una fatica enorme, hanno ribaltato bene il risultato. Credo che poi non si aspettavano una reazione nostra così veemente nel secondo tempo. Ecco, naturalmente Trinca, il match winner, autore di una tripletta, possiamo definire il migliore in campo, ma ci è piaciuta soprattutto la quadratura tecnico-tattica dell'Alba Long. Sì, stiamo lavorando, abbiamo fatto degli errori madornali sui gol, però credo che a questo punto della stagione può capitare. Per quanto riguarda Filiberto Trinca, credo che sia una bandiera importantissima per questa società, per me e per tutti i tifosi. Tutti si chiedono dove deve e dove può arrivare l'Alba Long. Non lo sappiamo neanche noi, per cui noi siamo una squadra abbastanza giovane e molto rimodernata rispetto agli altri anni, dove magari si investivano soldi un po' più importanti, però credo che oggi come oggi bisogna darsi una bella regolata. Siamo una squadra che è, secondo me, valida, e credo che quando cresceranno anche i giovani che stanno fuori, non quelli che giocano, perché quelli che giocano già sono validi, e credo che possiamo dire la nostra sul campionato. Certo, ottenere il primo successo stagionale fuori casa sia, penso, un tonico salutare non indifferente, no? Sì, poi noi veniamo da una sconfitta immeritata domenica, perché noi abbiamo perso 2-1, una partita che sicuramente non meritavamo di perdere, però non abbiamo fatto nulla per vincerla come abbiamo fatto oggi, per cui credo che ci sia stata, alla fine abbiamo preso il meglio da quella sconfitta, abbiamo fatto tesoro con gli errori che abbiamo fatto domenica. Ora penso che l'obiettivo sia la continuità, soprattutto in questo match casalingo, nel quale volete ottenere appunto la prima affermazione casalinga domenica prossima contro il Lariano. Ma noi dobbiamo scendere sempre in campo e vincere, dove scendiamo scendiamo, normale che non è una partita, è una partita di calcio, 90 minuti, 95 minuti, e devi cercare sempre di vincere. Molte volte ci riesci, molte volte no. In questo momento la continuità magari, ma è difficile perché ci sono ancora temperature molto alte, perché non tutti i giocatori hanno i 90 minuti. Grazie.